Ciao progettisti, ben ritrovati in questo appuntamento del giovedì sera. Come tutti i giovedì ci troviamo qui su twitch.tv/framesoft alle ore 22. Questa sera ci occuperemo di analizzare la telecamera OV7670 che abbiamo deciso di utilizzare per progetto 1000, il robot che risolve il cubo di Rubik. Ma prima di incominciare la sessione di progettazione, iscriviti al canale per non perderti le notifiche delle prossime sessioni di progettazione. Allora, prima di incominciare con la sessione di progettazione, partiamo subito col fischio e col botto con un bel super unboxing. Sono due pacchettini e vediamo subito cosa c'è nell'unboxing preliminare. Nell'unboxing preliminare abbiamo, guardate un po', abbiamo tutta una serie di... apriamo il sacchettino e finalmente mi sono tolto lo sfizio. Sapete cos'è questo? Questi sono tanti adattatori da 3/8 di pollice, da 1/4 di pollice, che servono per fissare telecamere, telecamerine, webcam, eccetera. Sono 5 di questi, da una parte filettati in un modo per questo tipo di adattatore. Vedi che qua c'è il foro molto grande e non ci va, mentre dall'altra parte c'è il foro, quello standard. E da quest'altra parte c'è l'altro passo, sempre fotografico, da 3/8, ecco qua, vedi, si inserisce così, poi si inserisce così. Ci sono diverse combinazioni e ci sono anche questi fatti così, un po' più piccolini, si avvitano a cacciavite. C'è l'avvitamento a cacciavite. Chiaramente, se vi interessano queste cosine, io vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. Mi serviva per fare l'ultimo aggiustamento e quindi, dicevo, è preliminare al super unboxing. Vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Ecco, finalmente ce l'ho. Una USB camera da 5 megapixel, la vedremo in funzione dalla prossima volta. Ma intanto ve la faccio vedere dall'esterno. Qui addirittura ci sono dei tasselli per fissarla al muro. E la USB camera, anche di questa chiaramente vi lascio il link in descrizione se vi può interessare. Questa telecamera ha 3 regolazioni. Ha la regolazione del fuoco, la regolazione dell'apertura e la regolazione della zoomata. Andiamo a vedere dentro la scatola cosa c'è. C'è una bustina. Oggi proprio anche tra l'altro in tema con l'argomento di questa sera, perché è una telecamera molto piccola con il suo attacco chiaramente standard per andare ad avvitarsi in questo modo, esattamente per fare le macro, ma soprattutto per avere una focale fissa che tutte le volte, altrimenti vado a fare le zoomate, mi si perde il fuoco. Qui abbiamo la regolazione dello zoom, la regolazione dell'apertura per far entrare più o meno luce e quindi rendere l'immagine più o meno sfocata per aumentare la profondità di campo, e infine la regolazione della zoomata. Qui parla di 5-50 mm, quindi così aumentiamo e diminuiamo, si vede benissimo qua dentro che si muove, vedi, e qua c'è la messa a fuoco. Quindi ragazzi, questo qui è un upgrade notevole e la vedremo in funzione dalla prossima volta. Molto molto bello, molto bello. Vi faccio vedere, questa è la 5 megapixel. Vedete la differenza tra una telecamera 5 megapixel con un'ottica incredibile e la nostra telecamerina che invece abbiamo selezionato per dare la vista al nostro Arduino Mega, per il nostro robot che risolverà il cubo di Rubik. E partiamo con lo spiegone. Vedete che cosa c'è all'interno di questa scheda OV7670? Vedete cosa c'è qua dentro? Questo quadratino che c'è qua dentro è il sensore delle immagini, che ha un po' le proporzioni, direi 4/3. È un sensore 640x480, credo. Rimettiamo un attimo il cappuccio. Per rimettere il cappuccio è molto semplice, eccolo qua. Basta avvitare. Perché si deve avvitare? Perché con questo sistema possiamo anche regolare la messa a fuoco.
Vediamo anche un'altra cosa. Qui abbiamo già anche i nomi dei pin di collegamento. Questi sono tutti i pin di collegamento su due file, quindi 18 punti di collegamento. E questi qua che vediamo sono tutti i segnali. Vediamo che c'è innanzitutto un 3x3, perché questo è un dispositivo alimentato a 3V e 3. Poi ci sono SCL e SDA, che sono i due segnali che servono per parlare con il microprocessore, per configurare tutti i parametri che poi vedremo. GND chiaramente è la massa, lo 0V. VS e HS sono sincronismo verticale, sincronismo orizzontale. PLK è il clock di pixel, XLK è il clock generale, e poi ci sono D0, D7, sono gli 8 bit che contengono le informazioni sul pixel, sui colori che vede la telecamera, pixel per pixel. RET, vediamo poi che cos'è, e Power Down serve per spegnere la telecamera quando non è utilizzata. La telecamerina in questione si chiama OV7670, anche di questa vi lascio il link nella descrizione del video, e prende il nome da Omnivision, l'azienda costruttrice di questo silicio 7670, quindi prende proprio il nome del componente elettronico montato su questa schedina fornito dalla AZ Delivery. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo la directory di GitHub. C'è soltanto progetto 1000 qui sopra. Progetto 1000, andiamo su doc e andiamo su OV7670. Qui troviamo un sacco di documentazione. Io la sto guardando dalla mia cartella locale, ma c'è la stessa struttura di file, c'è anche su GitHub. È il sito pubblico github.com/friendsoft, lo trovate sempre anche quello in descrizione. Che cosa troviamo all'interno? Abbiamo questo programma OV7670, che è un programma che io non intendo utilizzare perché vorrei ricostruire da zero il programma per la gestione della telecamera, non per voler a tutti i costi reinventare la ruota, ma siccome questa è una progettazione a scopo didattico, facendo tutto i passaggi uno alla volta, vediamo come si fa un progetto di meccatronica. Allora, fotocamera per Arduino in italiano, vediamo che cosa c'è nel primo file, AZ Delivery. Allora, dentro questo file troviamo: grazie per aver acquistato la nostra fotocamera, questa è la fotocamera in questione, il modulo fotocamera è disponibile in due versioni, una con memoria FIFO e una senza FIFO. Questa descrizione si applica alla versione che vendiamo, cioè il modulo senza FIFO. Forse con la FIFO sarebbe stata più utile, perché la FIFO è una memoria che si mette in mezzo, prende i dati e poi noi con tutta calma li possiamo andare a recuperare. Invece la versione senza FIFO sarà un pochino più difficile da gestire. Questo non lo sapevo, l'ho imparato adesso. I dettagli, il codice e le specifiche spiegate in questa descrizione non funzionano con il modulo FIFO. La presenza o assenza di un FIFO si riconosce dalle seguenti caratteristiche: il modulo senza FIFO ha 18 pin, il retro senza chip SMD, il modulo con FIFO, connettore 20 pin e retro con chip SMD. Il modulo fotocamera ha un'alimentazione e un voltaggio logico a 3x3. Infatti io non ho capito perché dicono che questa telecamera sia adatta per Arduino, perché Arduino lavora a 5V, mentre questa ha tutti i segnali a 3x3. Quindi il primo che l'attacca ad Arduino senza mettere la trasformazione di livello da 5 a 3x3 la rompe immediatamente. Il modulo fotocamera viene fornito con un terminale maschio, le funzioni dei pin sono indicate qui sotto. Alcuni pin hanno nomi alternativi senza la documentazione che vengono indicati tra parentesi. Quindi 3x3, 0V, serial clock, serial data, VSync e HSync sono due uscite, che adesso andiamo a capire che cosa sono. P-clock è il clock di pixel, M-clock, X-clock è il clock che vuole in ingresso. Poi ci sono gli 8 bit di dati, il reset, attivo basso, attenzione, quindi per resettare dobbiamo portare un segnale 0V, e power down, attivo alto, quindi si spegne quando gli portiamo una tensione alta di 3x3. La fotocamera supporta le seguenti risoluzioni, vedete che il sensore, appunto dicevo, 640x480, che è una VGA standard, però ha anche la possibilità di lavorare in subpixel, cioè posso campionare meno pixel e andare più veloce, però avere delle immagini meno performanti. In ogni caso si può definire liberamente la risoluzione attraverso un sistema di windowing, cioè creando delle piccole finestre. La trasmissione dei dati avviene byte dopo byte in parallelo significa attraverso 8 bit in questo modo, attraverso D0, D7 in un unico colpo di clock.
con uno dei seguenti possibili formati di trasmissione dati. YCBCR422 è il formato standard, però c'è anche la possibilità di configurarlo in formato RGB565, RGB555, RGB444, che adesso andremo a vedere eventualmente che cosa significa. Come si collega con l'Arduino Uno? Noi abbiamo Arduino Mega, ma troveremo il modo di farlo funzionare anche con Arduino Mega. Vedete che ci sono delle resistenze, c'è una breadboard, perché bisogna creare un traslatore di livello. E qua vedete che lo scrive in rosso, non collegare direttamente al pin digitale. Se il pin X-Clock va a finire direttamente alla 5V, si rompe immediatamente la telecamera. Quindi dobbiamo utilizzare un partitore di tensione per abbassare la logica da 5 a 3V3, utilizzando un K e 680 ohm. Ok, qua ci dovrebbe essere anche una VIT di regolazione che io non vedo. Qui c'è soltanto un pallino, però qua si potrebbe mettere una vite per fermare questo meccanismo una volta che hai regolato il fuoco della fotocamera. Buon divertimento! Questo era il primo datasheet che ci serve proprio per i collegamenti di base. Probabilmente la stessa cosa scritta in tedesco, io non so parlare in tedesco, ma qui c'è il pinout che ci dà le stesse informazioni che abbiamo visto prima, un pochino più nel dettaglio. Poi abbiamo lo schematic. Quindi abbiamo esattamente lo schematico di quello che dobbiamo fare. Questo lo stampo subito perché mi piace tenerlo sotto mano. Ok, stampa. Poi questo è il programmetto OmniVision Technology. Oh, questo qua, OmniVision Technology, è il costruttore del silicio. Vedete che è una application note, cioè questo esattamente è il documento creato dalla OmniVision, da questa azienda produttrice del silicio che compone questa telecamerina, e ci spiega come funziona il Serial Camera Control Bus, chiamato in gergo SCCB, che in realtà è un I4C, I2C, il metodo di comunicazione a due fili, formato dal Serial Clock e dal Serial Data, e attraverso questo protocollo, ha definito questo protocollo per riuscire a parlare con più telecamere, perché l'I4C è un protocollo multislave, quindi posso collegare tantissimi slave, tantissime telecamere sullo stesso bus. Vediamo le funzionalità elettriche. Qui c'è il protocollo di comunicazione, come si fa a partire con la trasmissione dei dati, come deve finire la trasmissione dei dati. Questo è il documento che parla del bus dal punto di vista elettrico, delle connessioni. Poi abbiamo un altro documento sempre della OmniVision, qui addirittura c'è scritto preliminare, ma non sarà tanto distante dal definitivo. È un application note, anche questa. Parla della nostra telecamera OV7670, CMOS VGA, Camera Chip Implementation Guide. Ci fa vedere all'interno che cosa c'è all'interno di questa telecamera. Abbiamo un array, un image array, cioè una memoria che contiene tutta l'immagine sotto forma di pixel. C'è un selettore di colonna, un selettore di riga. C'è un X-Clock, un clock generale che arriva dall'esterno, e attraverso questo video timing generator vengono generati tanti altri clock. All'interno di questa telecamera c'è un sistema di controllo automatico dell'esposizione dell'immagine, c'è un exposure gain detect, questo è un sensore che si occupa di rilevare l'esposizione luminosa, e sulla base di questa viene controllato il guadagno dei transistor. Poi abbiamo analog processing, qui abbiamo RGB, quindi abbiamo i tre colori che entrano nel convertitore analogico digitale. C'è un detector della 50-60 Hz per ridurre il disturbo generato dalle lampadine. Poi c'è un generatore di pattern interno che praticamente crea un'immagine fasulla fittizia, un DSP che è il cervello che sta all'interno della nostra telecamera che si occupa di fare tutte le regolazioni dell'immagine, uno scaler, cioè praticamente l'immagine grezza viene poi riscalata, viene allargata o ristretta in modo da essere prodotta nella giusta dimensione, la FIFO è una memoria intermedia dove praticamente abbiamo visto che ci sono delle telecamere con FIFO e delle altre senza. Comunque in ogni caso il DSP butta dentro i dati alla rinfusa, cioè alla sua velocità diciamo massima, e poi l'utilizzatore andrà a pescare i dati dalla FIFO un po' per volta a mano che è pronto per acquisire. Dopodiché c'è la parte hardware, la video port, cioè la parte effettivamente di interfacciamento hardware con l'esterno, che non sono altro che gli 8 bit da D0 a D7. Poi abbiamo
una interfaccia, la SCCB, quella che abbiamo appena visto, che dialoga con il mondo esterno per popolare e per far sapere al microprocessore che c'è a monte come sono posizionati i vari registri. Che cosa sono i registri? I registri sono una serie di dati, di byte, che hanno un significato ben preciso. Allora, vediamo Image Sensor Array. Che cos'è? È la griglia di sensori che rilevano l'immagine. Il sensore è formato da 656 colonne e 488 righe. Quindi sono in totale 320.000 pixel. I pixel sono identici tra loro, ma hanno un filtro RGB che fa in modo che arrivi soltanto una componente del colore disposti in maniera alternata BG e GR nel Bayer pattern. Sapete che il verde ha bisogno di essere messo due volte perché c'è meno sensibilità e quindi per ogni pixel due pixel verdi, uno blu e uno rosso. Alla fine l'immagine finale è un'immagine UV, cioè praticamente crominanza, luminanza e intensità, e utilizza un filter pattern, un certo schema per interpolare ogni pixel. C'è un sistema che utilizza anche le celle circostanti, surrounding cell, per costruire i vari colori. La nostra telecamera Nina OV7670 supporta RAW Bayer RGB. Se vogliamo utilizzare questo formato, RAW Bayer RGB, 8 bit rossi, 8 bit verdi e 8 bit blu, dobbiamo utilizzare l'impostazione. Ecco, vedete qua Register Settings, parliamo dei registri che erano qua sopra. Questi registri qua hanno dei nomi, vengono identificati attraverso dei nomi. In particolar modo ci saranno COM7, COM15, al bit 2, al bit 0, al bit 5 e al bit 4, che devono essere posizionati in questa maniera. Quando sono posizionati 0 1 0, e questa X significa che non importa come è posizionato questo, verrà configurato un output di tipo RAW Bayer RGB, quindi a 24 bit, 8 bit per il rosso, 8 bit per il verde e 8 bit per il blu. Allora, questi sono i bit grezzi. Se invece si vuole ottenere un RGB processato attraverso un certo filtro, sempre 8 più 8 più 8, quindi sempre 24 bit, la configurazione che dobbiamo configurare è questa, 1 1 0. Se invece vogliamo la UV 422, cioè 8 bit per la Y, 8 bit per la U, oppure 8 bit per la Y e 8 bit per la V, dobbiamo mettere tutto 0. Se invece vogliamo un GRB, dobbiamo fare quest'altra configurazione. La RGB 565 significa 5 bit per il rosso, 6 bit per il verde e 5 per il blu, 5, 5, 10 e 6, 16, quindi sono 16 bit. Possiamo utilizzare la configurazione 1001. Altrimenti la 555, 5 bit per ogni componente, e quest'altra 1011. È possibile programmare anche la risoluzione. Abbiamo la risoluzione VGA a 30 frame per secondo, abbiamo la QVGA che è un quarto di VGA a 30 frame al secondo, la QQVGA, eccetera. Vedete che ogni tipologia di funzionamento ha un diverso set di parametri da configurare. Il timing generator. Come funziona il timing generator, il generatore dei clock? In generale il timing generator controlla le seguenti funzioni: array control, frame rate e controllo dell'esposizione, external timing output. Array control. L'OV7670, camera chip, scansiona progressivamente l'array in maniera tale che le righe siano lette sequenzialmente e trasferite fuori dal analog processing block. Il set grezzo di componenti RGB e il processed Bayer RGB, le uscite RGB, preservano il Bayer filter pattern. In questa maniera le odd rows, le righe dispari, seguono il pattern BG e le righe pari seguono il pattern GR. La griglia dei sensori butta sempre fuori in VGA resolution e tutte le risoluzioni inferiori sono downscaled, sono scalate dal VGA attraverso il nostro DSP. Quindi si può ridurre la risoluzione grazie al DSP. Volevo farvi vedere un attimo come funziona l'Image Sensor Array. Allora, se immaginiamo che ogni pallino sia un pixel, praticamente
il nostro sensore di immagini sentirà i singoli colori che ha di fronte e poi attraverso una scansione verrà buttata fuori un pixel alla volta, in questa maniera, una riga alla volta. Quindi viene buttata fuori prima tutta una riga, ok? Dopodiché arriverà un segnale di sincronismo orizzontale, verrà buttata fuori la seconda riga, ok? Ogni volta che viene buttato fuori un pixel verrà generato un pixel clock, mentre quando finisce la nostra riga verrà generato un sincronismo orizzontale. Così facendo per tutte le nostre righe, quando si arriverà all'ultimo pixel scatterà un segnale di sincronismo verticale. A me interessa sapere qual è la frequenza che io devo pompare dentro al X clock per poter generare correttamente tutti i segnali di clock all'interno del timing generator. Clock prescaler. OV7670 e OV7171 pumps up, quindi pompa l'input clock attraverso un PLL. Se vi interessa sapere che cos'è un PLL, mettete un commento che poi magari affrontiamo specificatamente proprio il tema del PLL. Comunque il PLL si occupa di oscillare molto più velocemente del clock originario, quindi abbiamo un PLL che pompa su il clock che abbiamo all'ingresso e poi viene diviso il clock ottenuto con un prescaler. Quindi abbiamo un moltiplicatore e un divisore. Il PLL multiplier ci dice che possiamo utilizzare il clock così com'è, quindi bypass, lo possiamo moltiplicare per 4, 6 o 8 volte. La frequenza del clock interno, fint clock, può essere calcolata dalla frequenza di clock in ingresso, fclock, usando la seguente equazione. Il clock della frequenza interna è uguale alla frequenza di clock per il moltiplicatore diviso 2 per clock RC, e quindi la frequenza complessiva è realizzata attraverso questa equazione. Questa è una fase teorica un po' noiosa, mi rendo conto, però se vogliamo capire quello che stiamo facendo bisogna leggere le specifiche. Questa telecamerina è molto piccola, molto graziosa, ma all'interno contiene una tecnologia estremamente sofisticata che ha bisogno di un pochino di impegno per essere compresa a fondo. Ora, il frame rate può essere aggiustato attraverso il clock prescaler. La tabella 3.3, questa qui sotto, ci dà il massimo frame rate, pixel clock rate del VGA resolution. Praticamente qua ci dice che la frequenza interna di clock deve essere 24 MHz. Attenzione, per avere un frame rate di 30 frame per secondo, la frequenza interna di clock deve essere 24 MHz. Il nostro Arduino non credo che arrivi a questa frequenza di lavoro, perché ha un quarzo da 16 MHz. Probabilmente possiamo aumentare la velocità con il nostro PLL multiplier, ma se io faccio lavorare la telecamera a una frequenza interna di 24 MHz, poi il P-clock, il clock del pixel, sarà a 24 MHz, cosa che mi disturba alquanto, perché 24 è troppo alto. Se utilizziamo un Bayer RGB, la frequenza di P-clock si riduce drasticamente per lavorare a 30 frame al secondo. Io mi auguro che si possa lavorare anche a frequenze più basse. Allora, la telecamera OV7670 può aggiustare il frame rate, se abbiamo bisogno di regolare in maniera molto fine il frame rate, può essere regolato inserendo dei dummy pixels, cioè dei pixel farlocchi, dei pixel che non esistono nella realtà, solo di riempimento, nella riga orizzontale, mentre lascia il pixel clock rate inalterato. Il dummy pixel è inserito nell'array di uscita, riferisciti alla tabella 3.4 per maggiori dettagli. Controllo dell'esposizione. Il tempo di esposizione, A e C per tiro interval, è un parametro molto importante, perché attraverso l'esposizione si viene a creare l'immagine all'interno del pixel. Più la scena è scura, più tempo deve rimanere illuminato il sensore prima di prelevare il segnale stesso. Allora, praticamente c'è un sistema automatico per rilevare la 50 o la 60 Hz. Quando le lampadine si accendono con la tensione di rete 50 o 60 Hz, creano un impulso luminoso.
Se noi abbiamo una telecamera che lavora a una frequenza diversa dalla tensione di rete, rischiamo di vedere un fastidioso battimento sull'immagine. Per riuscire ad avere un'immagine perfettamente stabile dal punto di vista della luminosità, abbiamo bisogno di sincronizzarci alla perfezione con la sinusoide della tensione di rete. E quindi questa telecamera dovrebbe avere questo sistema. Possiamo controllare manualmente l'esposizione, ma in questo momento vorrei non farlo. Automatic Exposure Control, c'è un controllo automatico dell'esposizione, vedete che in questa tabella ci spiega COM8 come viene utilizzato per abilitare o disabilitare la Automatic Exposure Control. Sync Signal OV7670, camera chip, fornisce due uscite di sincronismo, il sincronismo verticale e il sincronismo orizzontale. E la polarità di questi segnali si può selezionare dal registro COM10. P-Clock Signal è un segnale free running, cioè che va in continuazione. Quindi qui in questa tabella, nella tabella 3.10, vediamo come vanno impostati tutti i nostri registri per avere la polarità H-Sync e V-Sync desiderata, la polarità dell'HRF, se i dati devono essere aggiornati sul fronte di discesa o se devono essere aggiornati sul fronte di salita, Falling Edge and Rising Edge. Quindi ci sono anche dei ritardini impostabili. E poi abbiamo il DSP, Digital Signal Processor. Il processore si occuperà di fare tante cose. La prima cosa che vediamo è il controllo del bilanciamento del bianco. Anche questa operazione a noi interessa poco, perché l'importante è riconoscere che ci siano dei colori diversi tra loro sul cubo di Rubik, però potrebbe interessarci anche questa funzione. E abbiamo tutta una serie di parametri per gestire il bilanciamento del bianco. Il controllo di gamma. Denoise, molto interessante, praticamente viene registrato il valore di rumore al buio e questo valore viene poi compensato all'interno dell'immagine. Controllo automatico della saturazione dell'immagine, controllo dei pixel difettosi, correzione geometrica della lente utilizzata, controllo di luminosità e contrasto, scalatore dell'immagine. Oh, questo effettivamente, finalmente, è una di quelle cose che ci interessano. Siccome a noi interessa vedere pochissime zone della nostra immagine, non andremo a prendere l'intera immagine, ma ne prenderemo soltanto una piccola parte. La OV7670 permette di far uscire tutto l'intero VGA, quindi 640 pixel in orizzontale per 480 pixel in verticale, oppure un'immagine più piccola. Attraverso un down sampling, cioè praticamente l'immagine intera viene scacchettonizzata con questa tecnica del mosaico, anche chiamata. La tecnica del mosaico significa di 4 pixel ne faccio uno e automaticamente l'ho sottocampionata 1 a 2. Se di 4x4 pixel ne faccio uno, la sottocampiono a un quarto, eccetera. Oppure si può fare un digital zoom, quindi si può anche ingrandire eventualmente l'immagine. Per esempio, per avere un'immagine 256x128, qui ci porta un esempio, viene fatto un sottocampionamento VGA 320x240, mettendo un rapporto 1 a 2, sia in orizzontale che in verticale. Poi il filtro digital zoom out viene impostato per scalare il 320x240 su un 125x128, scalando di un rapporto orizzontalmente di 0,8 e verticalmente di 0,53. Siccome la nuova grandezza dell'immagine, dopo essere stata scalata, quindi ingrandita o rimpicciolita, siccome richiede un nuovo timing, il pixel clock sistema aggiusta la temporizzazione dell'immagine alla nuova dimensione. La nuova temporizzazione può essere calcolata come si vede qua sotto nella tabella qui sotto. Pixel clock delay. Nel caso in cui una nuova dimensione scalata orizzontalmente non fosse un numero multiplo della risoluzione del sensore originale, verrà inserito qualche offset, qualche ritardo per compensare questa leggera differenza. Windowing. Oh, questa è una cosa che mi interessa molto. Il windowing, la finestra. La nostra telecamerina ha una funzionalità molto carina che si chiama windowing. Andiamo a vedere che cos'è. La funzionalità di windowing, quindi creare una finestra all'interno dell'immagine, permette all'utente di selezionare un'area di interesse, selezionando il pixel esatto di partenza
e il pixel esatto di arrivo. Quindi come se noi prendessimo il mouse, facessimo clic sul punto di inizio, poi trasciniamo un po' e facciamo clic di nuovo sul pixel finale. Si viene a creare un rettangolo e questo rettangolo che si viene a formare è appunto la finestra. Per esempio, se il nostro robottino avesse il cubo di Rubik in questa posizione qua, io posso selezionare solo quell'immagine lì, quella finestra, e buttare via tutto il resto dell'immagine. Il formato dei dati, vediamo prima che praticamente esiste questo bellissimo formato, il 565, dove con 16 bit abbiamo 5 bit di rosso, 6 bit di verde, chiaramente i 5 bit più significativi della componente rossa, che è a sua volta 8 bit, i 6 bit più significativi del verde e i 5 bit più significativi del blu. Viene creato un unico pacchetto a 16 bit, dove praticamente viene buttato fuori dal bus dati a 8 bit un primo byte con i 5 bit del rosso e soli 3 bit del verde, e sui byte dispari vengono buttati fuori i secondi 3 bit del verde e i 5 bit del blu. Digital Video Port. La corrente di pilotaggio. La corrente può essere aggiustata, può essere regolata, quindi probabilmente c'è la possibilità di utilizzare un sistema a bassa corrente, però se per esempio, non so, mi viene da pensare, le connessioni elettriche fossero troppo lunghe, magari c'è bisogno di più corrente, probabilmente, e la possiamo regolare con il registro COM2. Allora, sapete benissimo che i nostri occhi sono molto vicini al nostro cervello, perché ci sono un mare di informazioni che devono transitare dagli occhi al cervello rispetto agli altri sensori che abbiamo nel nostro corpo, che possono essere le dita delle mani o altri sensori. Probabilmente le informazioni contenute nei nostri occhi che devono transitare attraverso il nervo ottico sono molto numerose, e per questo motivo probabilmente gli occhi, le orecchie e il naso sono molto vicini al cervello, perché così i segnali arrivano direttamente al cervello. Essendo molto numerosi, per evitare che subiscano troppe interferenze, sono posizionati molto vicino al nostro cervello. Io sto pensando di fare la stessa cosa anche sulla telecamera. Vorrei evitare di collegare la telecamera con un cavo. Vorrei saldarla direttamente sulla scheda Arduino e posizionare la scheda Arduino in prossimità della nostra telecamera. Di installarla all'interno del robot, proprio dove va installata la telecamera. Ok? Questa è una cosa che vorrei fare, perché vorrei evitare le connessioni elettriche da questo connettore verso Arduino. Siccome abbiamo delle frequenze in gioco abbastanza elevate, perché 24 MHz non sono pochi, dovremmo utilizzare cavi schermati per ridurre le interferenze o aumentare le correnti in gioco attraverso questi parametri. E poi ci sono le specifiche del bus di comunicazione. Oh, qui abbiamo tutto il set dei registri, finalmente, tutti in un'unica tabella. Vediamo che qui abbiamo l'indirizzo, qui abbiamo il nome convenzionale del registro, il valore esadecimale di default che abbiamo sui vari registri all'accensione della telecamera, se è un registro solo lettura avremo solo la R, se è un registro solo scrittura avremo solo la W, se si tratta di un registro lettura-scrittura avremo scritto in questa colonna RW. E adesso ci spiega qua di fianco una descrizione breve il significato di questo registro. Quindi questo qui è il Gain Control, poi abbiamo red, blu, eccetera, abbiamo un sacco di informazioni. Quindi ogni volta che nel manuale vengono menzionati questi registri, COM7, clock, RC, questi sono tutti i parametri che abbiamo affrontato, ecco, in questa tabella ci dice esattamente dove sono posizionati. Perfetto, e con questo abbiamo visto anche questo application note. L'ultimo documento che abbiamo è il vero e proprio datasheet del componente, dove ci spiega le caratteristiche fisiche, diciamo, del nostro sensore di immagini. OV7670 è un componente della OmniVision. OmniVision 7670 è camera chip, è un sensore CMOS a basso voltaggio che si occupa di fare tutte le funzioni all'interno di un singolo chip per acquisire immagini a risoluzione VGA in un unico package.
La telecamera fornisce immagini full frame, quindi a immagine piena, subsampled, quindi realizza delle immagini con un numero inferiore di pixel, o windowed 8-bit, in un vasto range di formati, controllati attraverso il Serial Camera Control Bus Interface. La frequenza massima di lavoro è 30 frame al secondo a piena risoluzione VGA. Le classiche applicazioni di questo tipo di camera sono i telefoni cellulari, i picture phone, non so bene cosa siano i picture phone, i toys, i giocattoli, e oggi noi stiamo progettando un giocattolo, PC e multimedia, oppure anche fotocamere digitali. Se impariamo a utilizzare bene questa telecamera, avrei già in mente un altro progetto da realizzare. Però facciamo una cosa per volta. L'area effettiva di lavoro sono 640x480 pixel. Power supply. Dobbiamo fornire al core 1V8. Alla parte analogica dai 2V45 ai 3V. Agli input output da 1,7 a 3V. La potenza richiesta sono 60 mW, tipicamente, quando lavoriamo con il formato UV, a VGA 15 frame per secondo. Questa probabilmente è la risoluzione che noi abbiamo impostata di fabbrica quando la accendiamo, senza programmare niente. Quando il dispositivo è in standby, consuma meno di 20 microampere, lavora tranquillamente da meno 30 a più 70 gradi centigradi, ma l'immagine è stabile tra gli 0 e 50 gradi. Il formato di uscita, qui mi spiega anche la dimensione della lente, un sesto di pollice, l'angolo è un 25 gradi, la massima frequenza di lavoro è 30 frame al secondo per una VGA piena. Qui abbiamo un parametro sulla sensibilità luminosa, aumentando il tempo di esposizione si aumenta anche la sensibilità. Rapporto segnale rumore 46 decibel, dynamic range 52 decibel, scan mode progressivo. Allora, scan mode progressivo vuol dire che se abbiamo un oggetto in movimento rischiamo di vederlo un pezzo per volta che avanza. Non abbiamo un unico strobe che blocca l'intera immagine. Esposizione elettronica fino a 510 a 1, e ogni pixel è grande 3,6 micron per 3,6 micron. L'area utile dell'immagine sono 2,36 mm per 1,76 mm, e le dimensioni del package del contenitore sono 3,7 mm per 4,2 mm. È un sensore molto piccolo, come abbiamo visto prima con il nostro microscopio. Come si collega questo sensore? Si collega attraverso un BGA, un Ball Grid Array. Per quanto riguarda il P-Clock, la minima frequenza accettata è di 10 MHz, mentre una massima frequenza accettata è 48 MHz. Il P-Clock, vedete, questo è il Timing Diagram, il diagramma temporale. Come funziona? Questo è il sincronismo di riga. Sul fronte positivo, sulla base di come lo configuriamo, ma secondo me di default è configurato così, sul fronte positivo dell'HRF parte una nuova riga. Viene subito buttato fuori il primo byte relativo al primo pixel, e sul fronte positivo del successivo P-Clock noi dobbiamo acquisire il byte. Sul fronte negativo del P-Clock viene erogato il secondo byte, sul fronte positivo del P-Clock possiamo prelevare il nuovo byte. A deconversion il nostro segnale è mandato a un convertitore analogico digitale a 10 bit che è condiviso tra verde, blu e rosso. Questo AD converter opera a velocità fino a 12 MHz. È completamente sincronizzato con il pixel rate, ovviamente. Bene, per oggi io mi fermerei qui, abbiamo fatto parecchia teoria e pochissima pratica, o praticamente zero pratica. Chiaramente non è tutto qui, quindi ci vedremo giovedì prossimo, sempre qui su twitch.tv/framesoft alle ore 22. Per andare avanti su questo argomento monteremo su breadboard la nostra telecamerina OV7670.
Faremo in modo di generare un clock 8 MHz con il nostro Arduino Mega. Proveremo a inserire questo clock all'interno della telecamera, all'interno dell'X-Clock della telecamera, e con il nostro oscilloscopio andremo a misurare tutte le grandezze, andremo a vedere tutti i segnali di clock e cercheremo anche di dialogare con la telecamera attraverso il bus di comunicazione SCCB. Se la sessione di oggi ti è piaciuta, mi raccomando, metti un bel like, condividi questa sessione di progettazione con tutti i tuoi amici che vogliono diventare progettisti di meccatronica. Come al solito ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link sia dell'unboxing ma anche della telecamera OV7670 e di Arduino Mega. Se desideri aggiungere valore a questo video, lascia un commento per condividere la tua esperienza che hai su questo tipo di telecamera con Arduino Mega. Magari riusciamo a creare anche una collaborazione. Questo è un argomento parecchio ostico, a quanto pare, riuscire con questo Arduino che lavora a una frequenza così bassa, riuscire ad utilizzare questa telecamera non è per niente facile. Se vuoi contattarmi privatamente o se vuoi partecipare alla progettazione di Progetto 1000, mi trovi su tutti i social. Ti ricordo che sono su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e su TikTok, oltre che su Twitch TV. Per questa sera è davvero tutto, ti mando un grande abbraccio e ti saluto. Ciao! Vorrei nel frattempo solo curiosare un pochino per quanto riguarda la generazione di un clock 8 MHz, così ci portiamo avanti, su Arduino Mega. Ho bisogno di andare in bagno senza meno, quindi vi lascio un attimino in sospeso, intanto che vi studiate lo schema. Facciamo così, guardatevi un po' lo schema che io torno subito.